Giovanni, Andrea Zanonna al violino, Alberto Ferro al piano e Lila al violoncello. Così si è conclusa la terza edizione dell'Arezzo Youth Music Festival con l'ultimo appuntamento al Teatro Petrarca. È stata un'edizione meravigliosa con artisti da tutto il mondo, artisti fantastici. Ha coinvolto centinaia di ragazzi, ha portato a teatro centinaia di ragazzi, il teatro è stato quasi sempre esaurito e questo non può che essere un motivo di orgoglio per me e per la fondazione che ha creduto moltissimo in questo progetto. Il programma della serata ha proposto due tra i più famosi trii per pianoforte del repertorio cameristico, il famoso trio di Beethoven, detto degli specchi, e quello di Brahms. Due fra i brani che lei preferisce della musica da camera, che sono brani meravigliosi. Anche quest'ultimo concerto è stato ad ingresso gratuito per tutti gli under 26. Veramente sono che i ragazzi rimangono affascinati della bellezza della musica classica e lo si vede nei loro occhi, perché quando tiriamo fuori gli strumenti, iniziamo a far musica e spieghiamo loro come ascoltare la musica, ne rimangono totalmente affascinati. E poi lo si vede dal teatro, che ogni sera è pieno di ragazzi che vengono di loro spontanea volontà a sentire questi concerti, a sentire la musica. Quindi credo che questo festival sia un qualcosa di veramente importante per questa città. Thank you.